Nuova normativa case green, ma saranno le nostre case ad essere più ecologiche o le nostre finanze a rimanere al verde? Benvenuti sul canale e buona visione di questo nuovo video di Immo News. Novità, informazioni utili, inchieste sul mondo immobiliare e il parere degli esperti. Mi presento, sono Rossano Venturini e sono un consulente immobiliare del gruppo Remax e delle agenzie Renova. Faccio parte ormai da anni del ristretto gruppo dei Top 50, i 50 consulenti Remax migliori d'Italia. Un consiglio: se stai pensando di comprare, vendere o semplicemente sei proprietario di una casa e vorresti capirne di più riguardo alle novità a cui dovremo adeguarci in materia di efficientamento energetico, allora guarda fino alla fine, mi raccomando, questo video dove ti parlerò di tutto ciò che devi conoscere a proposito della nuova normativa europea Case Green. Prima di iniziare però, clicca sulla campanella per iscriverti al canale e non perdere nemmeno uno dei video di Immo News. Ok, ora direi che siamo pronti e possiamo entrare nel vivo dell'argomento. Nei giorni scorsi il Parlamento europeo, dopo un percorso tortuoso, contrastato e parecchio discusso, ha approvato in via definitiva la Energy Performance of Building Directive, la direttiva europea Case Green, la cosiddetta EPBD. Dopo gli studi che sono stati condotti negli anni, si è verificato che gli edifici, con i loro consumi e con le loro emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e raffrescamento, sono tra le principali fonti di inquinamento atmosferico. Dopo anni di discussioni e aggiustamenti, il 12 marzo 2024 la Commissione europea ha approvato in via definitiva la direttiva Case Green. Rispetto a quella che era l'idea originale, la Commissione ha rivisto la filosofia degli obiettivi legati alle classi energetiche minime degli edifici, puntando invece ad un percorso graduale di riduzione del consumo medio di energia da parte degli edifici dei singoli Paesi membri, lasciando più autonomia ai Paesi sul metodo per arrivare a raggiungere l'obiettivo prefissato. È ovvio che la strada è sempre quella di un inevitabile efficientamento e quindi di un miglioramento generale delle classi energetiche degli immobili. Ma in questo modo si è cercato di andare incontro a paesi come l'Italia, che temevano che la direttiva avrebbe imposto un obbligo generalizzato di ristrutturazione con possibili impatti pesanti sulle finanze pubbliche e dei cittadini, e con il divieto di vendere o affittare immobili che non erano stati adeguati alla normativa. A questo punto vediamo quali saranno i passaggi verso il 2050, la roadmap per le case green in Europa. Vediamo innanzitutto i macro obiettivi. L'obiettivo delle politiche energetiche degli Stati membri è raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ogni Stato membro dovrà adottare un piano nazionale che preveda la riduzione progressiva del consumo di energia degli edifici residenziali. Ogni paese potrà stabilire autonomamente su quali edifici concentrarsi. Complessivamente il 55% della riduzione dei consumi energetici deve essere ottenuto tramite la ristrutturazione degli edifici con le prestazioni inferiori. Entro il 2030 le ristrutturazioni dovranno coinvolgere il 15% degli immobili non residenziali e entro il 2033 il 26% degli edifici di classe energetica più bassa. Secondo le definizioni della direttiva, il 43% degli immobili meno efficienti dovrà essere riqualificato dal punto di vista energetico, per quanto riguarda gli edifici residenziali. Rispetto alla prima bozza presentata, l'attuale scenario richiede comunque ad ogni Stato membro dell'Unione Europea di impegnarsi nell'implementazione di un nuovo piano di riqualificazione degli edifici, adottando misure mirate a garantire una riduzione dell'energia primaria media utilizzata dagli edifici residenziali pari al 16% entro il 2030 e al 20-22% entro il 2035. Per gli edifici non residenziali, dovrà essere prevista la ristrutturazione degli edifici non residenziali con le prestazioni energetiche più basse nella misura del 16% entro il 2030 e del 26% entro il 2033. Obiettivo zero emissioni. Dovranno essere a emissioni zero dal 2028 tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione e dal 2030 anche le nuove costruzioni residenziali private. Ci sono poi una serie di specifiche riguardanti gli impianti fotovoltaici, le caldaie a combustibili fossili e sono previste anche delle esclusioni come quelle per gli edifici vincolati e protetti, per gli immobili storici, per gli edifici temporanei, per le chiese, per le case vacanze, ovvero le seconde case occupate per meno di 4 mesi all'anno.
È prevista anche la possibilità di esentare l'edilizia sociale pubblica, qualora i lavori di riqualificazione farebbero aumentare gli affitti in modo sproporzionato rispetto al risparmio effettivo conseguibile nelle bollette energetiche. Per concludere, va detto che a questo punto bisogna vedere come gli Stati membri recepiranno e faranno loro la normativa, che è talmente nuova da aver bisogno di essere compresa bene ed assimilata. Questo video non ha sicuramente la pretesa di essere la guida definitiva alle case green, ma piuttosto di dare un aiuto a capire e magari tranquillizzare un pochino l'utente finale. Se ti serve qualche chiarimento, io sono qui. Se hai un immobile e vorresti valutare se sia meglio e più profittevole vendere o affittare in questo preciso momento storico, contattami, ne parleremo e ti dirò la mia opinione in merito in base alle tue esigenze ed aspettative. Ti lascio qui di seguito tutti i miei contatti. Se ti è piaciuto e ti è stato soprattutto d'aiuto questo video, lasciami un bel like, pollice all'insù e attiva la campanella per non perdere nemmeno uno dei video di ImmoNews. Ciao e arrivederci al prossimo video. A presto!